Con oggi inauguriamo il capitolo delle altre Fender. Questo video, partendo da una Squier Jaguar, vuole essere soprattutto una ragionata analisi del mondo delle altre Fender e un ragionato confronto con la cugina Jazzmaster, dedicato a chi sta considerando di comprarne una, spinto magari più dall'estetica, ma ignaro di tutta una serie di caratteristiche che possono influire pesantemente sulla scelta. Cosa si intende con altre Fender? Tutti quei modelli meno convenzionali che non fanno parte dell'immaginario Telecaster, Stratocaster, fondamentalmente. Oggi parliamo di una Jaguar, probabilmente la più iconografica entro il concetto di altre Fender di cui parli. Il filone delle Fender cosiddette offset parte dal 1958 con l'introduzione della Fender Jazzmaster. L'esigenza di chitarre così impostate nasce da una fascia di clientela più esigente, abituata a delle chitarre meno spartane, confronto a quanto Fender aveva abituato con soprattutto la Telecaster. Dei modelli con un assortimento di comandi meno spartano e con qualche possibilità di suono aggiuntiva. Chitarra, la Jazzmaster, che sfortunatamente in quel primo periodo fu abbastanza incompresa. Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. Innanzitutto per una naturale propensione dei jazzisti ai tempi di mentalità abbastanza tradizionalista, molto legati al concetto di semiacustica e di design classico a cui aveva abituato Gibson, Gretsch e Gill. La Jazzmaster inoltre presentava qualche iniziale problema di feedback per via di una circuitazione articolata che però non vantava ancora una schermatura adeguata. Ironia della sorte, circa 40 anni dopo, quello che inizialmente poteva essere considerato un difetto di progettazione verrà consacrato come sound della scena shoegaze e la Jazzmaster si riaffermerà come icona nell'artwork di uno dei più bei album degli anni 90. Loveless dei My Bloody Valentine. Da degli errori di valutazione riscontrati con la Jazzmaster nasce così, 4 anni dopo, il modello Jaguar, considerabile come un'evoluzione della Jazzmaster. La Jaguar infatti presenta un comparto di comandi schermato da delle diffuse placche in metallo. Venduta quindi come versione migliorativa della Jazzmaster, la Jaguar riesce quantomeno a ritagliarsi un bacino di utenza, soprattutto nella musica surf di inizio anni 60. A seguire, una parentesi di popolarità della Fender Jaguar viene data da Tom Verlaine, chitarrista dei Television, a fine anni 70, che la reinterpreta in un suono chitarristico molto melodico che io personalmente apprezzo da morire nei Television. La Jaguar, così come la Jazzmaster, ma anche altri modelli quali Mustang, Duo Sonic, cadranno nuovamente in penombra fino agli anni 90, decennio in cui il filone del grunge e dell'alternative rock le riportano prepotentemente nell'immaginario collettivo. Il ritorno delle offset delle altre Fender negli anni 90 è attribuibile soprattutto alla facile reperibilità nei mercatini dell'usato e nei cosiddetti pawn shop, banchi dei pegni americani. Mio figlio poteva morire! In cui molti adolescenti squattrinati avevano così opportunità di portarsi a casa delle Fender a dei prezzi molto più interessanti confronto a Stratocaster o Telecaster, complice una scarsa domanda di mercato che portò ad abbassare notevolmente i prezzi. Flea market, Montgomery, it's just like, oh yeah, come shop! With us, I said flea market. Poche chitarre come la Jaguar possono vantare di aver diviso così tanto le comunità di chitarristi.
comunità divise tra i profondi detrattori che ritengono la Jaguar una chitarra tutta scena e poca sostanza, e coloro che invece l'hanno saputa capire, dopo un approccio iniziale, ammettiamolo, non dei più immediati. Io personalmente mi schiero tra i secondi, consapevole però di quanto sia riuscito a cogliere la Jaguar in seguito a già una decina di chitarre nella mia collezione. Questa placca è l'equivalente del selettore di pick-up delle chitarre tradizionali, con però un'aggiunta. Questa levetta infatti è considerata come un booster di alti e aziona un condensatore che porta un suono particolarmente secco acido sulle alte frequenze. I due selettori superiori sono invece dei più tradizionali selettori di pick-up che funzionano in meccanismo on-off. Attivano e spengono il pick-up. Questo comparto, in comune alla Jazzmaster, è la cosiddetta circuitazione jazz. Nell'attivarla viene disattivata la circuitazione tradizionale dei pick-up e tramite dei condensatori dedicati è mantenuto un suono unico, più ovattato e affine a quello che ai tempi era il tipico sound jazz, con il suo potenziometro del volume e del tono. La Jaguar infatti ha di sua natura un suono molto acuto e molto squillante, a mio avviso anche superiore alla Telecaster. E penso che poche chitarre, similmente alla Jaguar, necessitino di una prova molto approfondita. Ultima grande considerazione va fatta per il manico, in quanto la scalatura da 610 mm si ripercuote particolarmente nel feeling al manico e anche nel suono. Questa Squire Jaguar Vintage Modified in configurazione stock presenta un body in tiglio, pick-up di fabbrica disegnati in collaborazione con Seymour Duncan. Dal brano Palladium è stato recentemente estratto un videoclip che puoi trovare nel canale YouTube dei Selfish Scales.